International Fashion Network introduces. Alta Roma ha organizzato questo progetto dove delle personalità, dei creativi, esponenti della genialità romana raccontano il loro rapporto con la nostra città e che cosa vuol dire portarla nel cuore. Portarla nel cuore quando si lavora a volte anche appunto all'estero, come nel caso di Maria Grazia, e cosa vuol dire quindi trarre ispirazione da questa città. E io credo che questa sia più di tante altre una città che ha un forte legame con la creatività. Non a caso è l'unica città dove sono presenti le sedi delle accademie di tutto il mondo, una città che è stata descritta da poeti, da scrittori, da pittori, artisti. Il Grand Tour sappiamo che era una meta obbligata e ancora oggi lo è. Quindi sarà interessante sentire dalla voce di Maria Grazia Chiuri cosa vuol dire portare nel cuore Roma, e siamo orgogliosi che lei porta l'anima dei romani nella città di Parigi. Grazie. Allora, sono Barbara Modesti, vi presento, sono giornalista di TG1. Abbiamo visto questo video, io l'ho visto per la prima volta, quanti frammenti, suggestioni, suggerimenti, no? Quanti Roma-Parigi, è inevitabile. E c'è un aggancio di qualità, perché poche ore fa il ministro dell'economia francese, proprio qui a Roma, ha parlato dell'opportunità di creare una sinergia tra l'Italia e la Francia, in quanto dai nostri due paesi vengono fuori le migliori menti, la creatività migliore che riusciamo ad esprimere. E insomma, Maria Grazia questa sinergia la incarna, perché Roma, Parigi e Dior, ma torniamo però a Romance Romance, cioè le ispirazioni di questa città che ha formato, che è una fucina di talenti, come diceva anche Silvia Ventolini Fendi, che qui alle accademie e che forgia creativi che poi hanno preso il largo nel mondo, insomma, dei quali siamo orgogliosi, e anche perché poi lei è una donna e io personalmente sono ancora più orgogliosa di questo. Le cedo la parola. Sicuramente Roma è stato per me il punto di partenza, è fonte di ispirazione continuo, e tra l'altro vorrei anche ringraziare Silvia dell'invito e anche il fatto che comunque anche lavorando in certe aziende tipicamente romane come Fendi è stato possibile per una generazione, perché poi era un'azienda di donne, formarsi in un modo così creativo ma anche così efficace, ed è quello che anche ho visto oggi alla sfilata dei giovani qui ad Alta Roma. Sono dei ragazzi che oltre ad avere creatività hanno anche una forte concretezza. E l'altra cosa, e di cui volevo ringraziare anche la presenza di Cristiano Collu e di Paolo Golini, perché loro sono un'altra parte di Roma, cioè dell'arte, che per quanto mi riguarda è un punto di riferimento nel mio lavoro, perché comunque Roma è una città d'arte, ma non soltanto antica. In una nostra chiacchiera, diciamo, propedeutica a questo incontro, Roma ha una stratificazione, insomma, secoli, però le sollecitazioni a Maria Grazia Chiuri arrivano anche da questa Roma contemporanea. Sì, trovo che a Roma ci sono dei posti che per me sono dei simboli, e uno di questi è la Galleria d'Arte Moderna, perché sinceramente è un posto dove sta offrendo anche delle mostre che sono molto ispiranti per quanto mi riguarda per il mio lavoro, perché comunque la moda oggi ha bisogno di riflettere su degli argomenti che l'arte, secondo me, ha affrontato prima, affronta molto bene e ci aiutano a fare meglio il nostro lavoro. Per cui per me loro sono fonte di ispirazione e di riflessione. Ecco, Cristiana Collu, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma, Paolo Golini, storica e critica dell'arte. Io penso a Palma Mutarelli, la storica, mitica direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna.
insomma, l'intreccio tra moda e arte a Roma esiste, insomma, possiamo andare anche indietro nel tempo. Palma Bucarelli è stata anche un'icona di stile, oltre che la storica dell'intreccio, quindi è un intreccio che si perpetua, che si ripete. La galleria che lei dirige ha ospitato una mostra curata da Paolo Golini, Corpo a Corpo, che ha molto interessato Maria Grazia. Però questo deve rispondere Cristiana e Paolo. No, allora, perché ti è interessato tu sulla mostra Paola, sul perché, poi posso dire qualcosa io. Allora, sulla mostra Paola. Così Paola ci descrive la mostra e capiremo meglio perché ha attratto Maria Grazia, che poi ci ha lavorato su. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, grazie ovviamente a Maria Grazia Chiuri che mi ha dato l'opportunità di partecipare a un talk così interessante, poi nel magico mondo della moda, per me che vengo dall'arte contemporanea, a vedere questa folla, diciamo, che voleva entrare a sentirci parlare, mi ha lasciato veramente sbalordita, quindi sono felicissima. Io ovviamente grazie, proprio devo dire, ringrazierò sempre Cristiana Collo per avermi dato l'opportunità di poter curare la mostra Corpo a Corpo nelle sale della Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Corpo a Corpo è un'idea che che avevo in mente da molto tempo e non riuscivo a realizzare. Ed è la cristallizzazione visiva di quello che è avvenuto in Italia e soprattutto a Roma fra il 1968-70 e oggi, ovvero cosa hanno realizzato in campo artistico le donne artiste femministe che si sono dovute esprimere in una maniera diversa per poter parlare di argomenti che fino a quel momento non erano stati toccati dalla storia dell'arte. Ovviamente il corpo e la parola completamente destrutturata, rivisitata, smembrata dalle sue funzioni lessicali patriarcali, come diceva la buona Carla Lonzi, vengono rappresentate in questa mia mostra Corpo a Corpo e messa a confronto con le opere d'arte realizzate dalle artiste italiane nate dopo la metà degli anni 70, ovvero che non hanno vissuto il femminismo militante dei primi anni 70, perché sono nate praticamente in quel periodo, magari le loro mamme erano coinvolte, e che però nel loro lavoro attuale riverberano ancora quei macro temi che sembrano superati ma invece sono fondamentali ancora oggi. Cristiana? Sì, le ragioni della mostra risiedono nel fatto che ho uno speciale interesse per tutti i temi che riguardano e attraversano l'universo femminile, il discorso sulla femminilità, sulle donne in generale e lo sguardo che l'arte ha posato su questo tema. Mi dispiace molto quando a farlo sono le donne che parlano delle donne, perché questo rimane dei problemi di cui ci dobbiamo occupare. E nella mostra, l'idea di Paola mi dava il là per iniziare un discorso che poi appunto affonda le radici anche nella storia della galleria, che è nella sua direzione più iconica, che abbiamo detto che è al femminile, ma anche recentemente con l'acquisizione dell'archivio Lonzi, che per noi è il rilancio sulla riflessione di temi di questa natura. Ovviamente il nostro discorso, mi rendo conto che non ha niente di glamour, quindi può risultare tremendamente noioso, però è anche vero che se non sono la ragione per cui ho guardato al lavoro di Paola e sono qui oggi con Maria Grazia, che è una conoscenza recente ma piena di una costellazione che condividiamo, se mi si può passare questo termine poetico, ed è l'unica che forse è riuscita a farmi uscire fuori dalla galleria per un evento pubblico di questa portata che tutti abbiamo sottovalutato e ci siamo privilegiati visto che siamo qui e non là fuori a fare la fila, è stata la ragione che le donne della rappresentanza devono farsi carico, hanno delle responsabilità e questa responsabilità deve essere esplicitate in un racconto che in qualche misura intercetta una serie di questioni che fanno parte del nostro tempo. Del resto anche qui siamo in un museo che ha la guida, una presidenza di una donna e che
tutte noi insieme dobbiamo cercare di cambiare qualcosa. Mi veniva in mente questa mattina quando pensavo a che cosa potevamo raccontarci, e mi venivano in mente due cose. Una è che quando ho ragionato sul tempo fuori di sesto, sul Time is out of joint, alla Galleria Nazionale, l'ho fatto a partire da Roma. Sono arrivata qui come tutti, ho preferito, credo, come fanno le donne e forse come ha fatto anche Maria Grazia a Parigi, stare ad ascoltare tutto e anche il tasto che non suona, che forse lì succede qualcosa di interessante di cui ci dobbiamo occupare. E dall'altra parte ho messo da parte il progetto che avevo in mente, perché questa è un'attitudine molto femminile. Cerchiamo di avere, diciamo, una strategia per affrontare, o come direbbe un uomo, aggredire i problemi, e poi improvvisamente capiamo che dobbiamo fare tutto di pancia. Ora, il problema sta proprio qui: come tradurre questa pancia in qualcosa che non rimanga sempre in un ambito aleatorio. E questo è il grande sforzo che devono fare le donne. Allora, in questa pancia io ho visto una città che prima di essere eterna, che è una cosa abbastanza pericolosa, invece viveva la compresenza di più tempi. E in questo, se me lo consenti, sarà una cosa pedante, ma è molto interessante, spero, per tutti. C'è una lettera di Freud che parla delle tre Rome, no? Ci sono tre Rome, e dice: dovrei scriverti di Roma, ma è difficile. È stata anche per me un'esperienza sconvolgente e, come sai, l'appagamento di un desiderio a lungo accarezzato. Sono rimasto un po' deluso, come accade per tutte le cose attese per lungo tempo, ma è ugualmente una vetta nella mia vita. E poi dice: l'antica Roma, no? Non mi è stato possibile godere liberamente però della seconda Roma, me l'hanno impedito i miei principi, incapaci di dimenticare la mia miseria e tutto il resto che so. Non ho potuto tollerare la menzogna della salvezza del genere umano che innalza orgogliosamente la sua testa verso il cielo. E sappiamo a cosa si riferisce. E poi la terza Roma, italiana, simpatica e piena di promesse. Ecco, io spero che questa Italia, Roma italiana, simpatica e piena di promesse, le mantenga, insomma, prima o poi. Maria Grazia. Ma sicuramente almeno ci prova, quantomeno almeno noi ci proviamo. Credo che comunque il fatto di essere nata e cresciuta in una città come questa mi ha permesso anche di affrontare il mio lavoro a Parigi e anche in una maison così prestigiosa con una certa leggerezza, perché in fondo qui abbiamo un tale passato, una tale che siamo abituati a condividere e a vivere con questo passato, non, o anche una totale incoscienza di poter provare a fare qualcosa in ogni caso. E infatti, quando personalmente sono arrivata da Dior, che la prima cosa che mi hanno detto in continuazione era che Dior era un'azienda femminile, era un brand femminile, era un brand femminile. Ok, ma allora ho detto: sì, ok, ma cosa significa oggi parlare delle donne? E chi ci può aiutare per parlare bene delle donne, riflettere sulle donne? Secondo me questo è stato l'aiuto che io ho ricevuto anche quando Donne Fantastiche mi hanno supportato. L'arte è un argomento che il problema delle donne, del corpo delle donne, se lo pone da più tempo, con più riflessione, e per una generazione come la mia, che ha iniziato a fare moda anche in un modo molto più naif di quanto si possa immaginare, certe riflessioni non le ha fatte, e quindi oggi forse deve avere un po' di autocritica e cominciare a capire, nel non fare certe riflessioni, anche che danni ha fatto e come si può invece passare dei messaggi positivi, perché la moda comunque ha un grande audience, la moda è pop, per cui può supportare a dare dei messaggi positivi. Io sinceramente ci proverei. Io penso che tutti lo sappiano, ma per chi non lo sapesse, insomma, Maria Grazia, quando è arrivata da Dior, da subito ci ha fatto capire da che parte era, nel senso che è bastata quella maglietta, quella t-shirt, We Should All Be Feminists, il nome di questa donna nigeriana, sì, ecco, per me è sempre un po' uno scioglilingua, ma insomma è stato un messaggio forte, e diciamo
intuito qualcosa che poi oggi è stato, vuol dire, già una presa di posizione rispetto a qualcosa che purtroppo oggi poi è diventato un tema dominante. Tutti abbiamo sotto gli occhi anche il dibattito che si è aperto in Francia, in Italia, oltreoceano, insomma. E poi è andata avanti appunto con figure di riferimento pescate, se posso dire, nel mondo dell'arte, figure di riferimento di donne che hanno avuto vite non facilissime. Sì, però anche questo, in realtà siamo tutte donne di una generazione ben precisa, dove il libro che accompagna la mostra di Paola inizia, in cui dice praticamente che lei si ricordava sua cugina e andava dietro sua cugina, e che erano gli anni 70, cioè in qualche modo noi siamo una generazione, e specie su Roma che era centrale in quel tempo, che ha sentito che c'era quel cambiamento. Per cui, però, abbiamo fatto un grande errore, o almeno io personalmente l'ho fatto. Abbiamo creduto che quel cambiamento, quelle pari opportunità fossero una cosa di fatto, cioè fossero una cosa di fatto assorbita per tutti. In realtà a livello mondiale non è assolutamente vero, ma non è vero neanche a livello nazionale. Per cui da lì incominciare a riflettere ancora su certe tematiche che sinceramente, anche perché noi siamo dei privilegiati, davamo per scontato che erano per tutti, in realtà non è così. C'è da lavorarci su molto. Sì, e forse poi non c'è mai da abbassare la guardia sul pensare che dei diritti acquisiti siano realmente acquisiti per tutto, per tutti. No, questo sicuramente. Vogliamo parlare ancora, Maria Grazia, delle donne comunque alle quali lei si è ispirata in questo percorso più recente, se vogliamo rimanere così, torniamo a Roma, come abbiamo fatto vedere nel video, abbiamo provato a trasformarlo in un video. In realtà è una città che ha fortissime ispirazioni, per questo ci tenevo anche che ci fossero i ragazzi in sala, perché comunque quando io ho iniziato a fare moda c'era questo grande desiderio di andare a Londra, perché Londra sembrava il centro della creatività. In realtà la creatività è ovunque tu sei, cioè se sai cercare, se sai vedere. Roma ovviamente è una città privilegiata dove c'è l'opportunità di vedere tanto se uno vuole, e molte cose. Io in realtà l'ispirazione l'ho presa a Roma molto tempo prima, se io penso alla mia collezione di Sonniche di Alfano Sanfara, al di là del fatto che lei era comunque legata a Bohan, ma in realtà io vidi tantissimo tempo fa una bellissima mostra a Via del Corso, mi sembra che si chiama Palazzo Sacchetti, e quindi era già nella mia memoria, per cui credo che questa città offre molto ai giovani che sanno vedere. Non è necessario, a volte c'è questo aspetto che sia essenziale andare a Londra, sia essenziale andare a New York, certo ovviamente viaggiare non fa male, però questa città può dare tantissimo, e non solo in termini di antichità ma anche di contemporaneità, perché comunque ci sono anche molti artisti contemporanei che lavorano qui. Ecco, io per, come dire, sono nella veste di cronista di moda, quindi tenderei a riportare a questo, insomma, il mio intervento. Però Paola, Cristiana, però a proposito delle sollecitazioni, sì, delle interazioni appunto, sì, che continuano. In qualche modo, proprio perché lei è una cronista di moda, oggi la moda è forse il veicolo più importante. Del resto, Chiamamanda ha scritto un libro, ma una t-shirt ha fatto quello che, non so, l'editoria non sarebbe riuscita a fare. Quindi è proprio questa concorrenza e convergenza di intenti, questo intercettare le preoccupazioni del nostro tempo, che fanno esplodere delle collaborazioni straordinarie. E poi, secondo me, non si può, per esempio, non parlare ancora una volta del fatto che sono le donne, appunto, quando Giovanni dice siamo un'azienda femminile, intendeva, noi parliamo alle donne, no? E diciamo alle donne una serie di cose, proponiamo dei modelli, e mi sembra che il lavoro di Maria Grazia stia cercando di scardinare. Io direi una cosa molto interessante rispetto a quanto è successo, ti sei fratturata, no? Però siccome il lusso ha a che fare con l'origine della parola lux, cioè la lussazione vuol dire uno spostamento,
Allora, anche il lusso è uno spostamento, uno scardinamento, torniamo al discorso del tempo, da quello che è necessario. Io penso che le donne siano molto brave a distinguere l'essenziale dal necessario e possono passare dall'essenziale al superfluo, quale è appunto considerato il lusso, se pensiamo anche alle donne della storia che non hanno mai rinunciato comunque all'ornamento che faceva parte della loro sovranità, come ben sai, visto che abbiamo condiviso una lettura di recente. Assolutamente, e credo che anche in questo il nostro lavoro dovrebbe essere quello di comunicarlo sempre di più, e anche la relazione con il corpo, perché anche qui non ci dimentichiamo che oggi attraverso il web tutto è molto veloce, diamo dei messaggi velocissimi, e quindi però possiamo usarlo a nostro favore, cioè questo che non sopporto questa demonizzazione del web, di Instagram, cioè l'importante è quello che provi a comunicare, cioè quindi anche la relazione della moda con il corpo, che secondo me sta cambiando, e questo secondo me è positivo, cioè le donne non si fanno più definire, cioè si autodefiniscono. Credo che questo sia un messaggio importante, se la moda può portare questo, va supportato, va comunicato, ma anche in un modo che arrivi fortemente ai giovani, perché poi è quella la cosa essenziale, pensare alle nuove generazioni. Ovviamente noi ormai penso che abbiamo abbastanza risolto certe cose, però io credo che dobbiamo a tutti i costi dare anche diversi punti di vista ai giovani sulla moda e sull'arte. Ecco, allora pensiamo, Dior è una maison che ha compiuto... Paola. Volevo inserirmi dietro Cristiana Colli e Maria Grazia Chiodi, parlando proprio di moda, di creatività, ma di autodeterminazione, questa è la parola importante e chiave, di autodefinizione. Io vorrei ricordare che quando si parla di femminismo, dice femminismo, la parola che alcuni fa una paura terribile, e in realtà il femminismo è stato definito e cristallizzato a livello teorico a Roma, quindi Roma è una città, devo dire, creativa anche da questo punto di vista, perché in una calda estate del 1970, pare che fosse un luglio torrido, tre donne, un'artista, Carla Accardi, una scrittrice, Elvina Panotti, una critica d'arte, Carla Lonzi, che poi abbandonò la professione per dedicarsi completamente al femminismo militante che lei riteneva più creativo della creazione stessa, quindi facendo un salto veramente carpiato in avanti, si incontrano e incominciano a parlare. Da tutte queste conversazioni nasce il manifesto di rivolta femminile. Ma che cos'era? Perché Roma è stata così importante in quel momento? Perché ha teorizzato l'autocoscienza, ovvero il modo attraverso la parola per le donne di autodefinirsi, ovvero di potersi dare una definizione sia a livello verbale che a livello proprio estetico. Basta pensare alla moda degli anni 70, che è stata una rottura di tutti i canoni, perché gli zoccoli svedesi, ma i pullover peruviani coi lama, le gonnone a fiorellini, insomma, voglio dire, erano anche, come dire, erano degli statement anche politici di rottura con un certo tipo di cliché che voleva vedere la donna, diciamo, inserita in una certa veste. Quindi sì, volevo l'autodeterminazione, in fondo è nata in questa città. Mi sembra fantastico, però credo che questi argomenti oggi siano essenziali anche per gli uomini, perché comunque in realtà poi c'è stato, ribadisco, un concetto di dimenticare certe cose e una necessità quasi invece di per forza adeguarsi a dei modelli, ma questo vale non solo per le donne, credo anche per gli uomini, anzi io sono preoccupata in ugual modo, avendo un maschio e una femmina, per tutte e due nello stesso modo, perché secondo me invece uno deve cercare di essere il suo modello, cioè di esprimere quello che realmente è. E purtroppo, secondo me, la moda in questo senso deve riflettere su queste cose per poter aiutare invece a scoprire come uno può autodefinirsi, sia un ragazzo o una ragazza. Ecco, come può lei, io mi lascio dire dall'alto di questo ruolo che ricopre, aiutare
più giovani. Hai paura? Ma mi sa che hai detto una normalità. Io ci provo! La responsabilità di essere alla testa, alla guida di una maison così importante che ha compiuto 70 anni, insomma, ecco. E può aiutare proprio le generazioni più giovani, io ormai sono attempata, ad avere una personalità anche proprio in questo senso, cioè nell'esprimersi anche attraverso una cosa che si indossa. Noi molto modestamente ci proviamo con un semplice lavoro quotidiano e cercando anche di migliorarci, nel senso che comunque io sento l'esigenza di dover imparare per poter fare questo, perché è come rivedere questo lavoro con un altro punto di vista. Cioè, io credo che adesso ho un altro punto di vista rispetto a questo lavoro, rispetto a quando ho iniziato, e credo che sia anche la capacità di mettersi in gioco di rivedere come si lavora, e credo che anche in questo il fatto di essere romana in questa città sia fondamentale, perché comunque è una città molto aperta, al di là di tutto è una città veramente aperta. Io lavoro adesso a Parigi, vedo e prima anche lavoravo a Parigi, andavo molto spesso a Parigi, però un conto è starci molto spesso, un conto è viverci. In realtà Roma è una città molto aperta, molto accogliente, credo che con tutti i suoi limiti di questa accoglienza, di questo... e credo che anche una capacità di rimettersi in gioco sempre, e forse questo è il modo migliore per affrontare sia il lavoro che tante altre cose. Io non so se in questi talk è previsto che qualcuno dei presenti voglia rivolgere una domanda, Maria Grazia. Scusate, o a Cristiana Collo o a Paolo Golini. Io approfitterei di queste presenze qua, sinceramente. No, i ragazzi sono, ecco, forse gli studenti che forse, ecco, sarebbero stati molto, molto dispiaciuti, molto interessati a rivolgere domande. Facciamo una appendice fuori. Io non so neanche che tempi abbiamo, perché c'è Alta Roma, che ci sono appuntamenti. Maria Grazia, vado avanti io in questo senso. Abbiamo visto la sua sfilata 3-4 giorni fa, a Parigi. Ispirazioni, donne, il surrealismo, insomma, donne che non hanno avuto vite facili. Ma non credo, ma come il libro che ho comprato in galleria, da cui ho tratto ispirazione per una sfilata. Come me non ci sono grandi artiste, che in realtà il titolo è provocatorio, perché in realtà dimostra come per le donne è sempre stato difficile nel tempo affermarsi artisticamente, perché ovviamente non avevano accesso alle accademie, perché non potevano fare riprese dal nudo, tutto questo. In realtà, per cui per le donne ovviamente, le donne artiste non hanno mai avuto vita facile, anche gli uomini alcuni, però vogliamo essere, però oggettivamente c'è anche un fatto culturale, ma questo non vale per le artiste, questo vale anche per i medici, vale anche per altre professioni, in generale hanno dovuto faticare di più per affermarsi. Questo è, per cui è ovvio che tutte le donne che uno prende ad ispirazione normalmente, se stanno dal passato, non hanno avuto vita facile. Adesso devo dire che piano piano sta migliorando la situazione. Ecco, ma al di là della, diciamo, dell'ispirazione rispetto al discorso di vissuto, c'è anche un'ispirazione proprio estetica? In alcuni casi sì, in alcuni casi no, dipende dal momento. Non è, in realtà è molto difficile definire quando uno lavora una collezione, perché una collezione a volte è fatta anche in pochissimo tempo, per cui è come se tutto quello che ti accade in qualche modo lo trasformi in una collezione. Oggi c'è da dire che, a differenza del passato, la moda ha dei tempi velocissimi, per cui è molto difficile, a differenza di altri campi come nell'arte, di poter avere un po' più di tempo per pensare. Credo fondamentale, almeno per quanto mi riguarda, cercare comunque di ritagliare degli spazi e farmi anche supportare o vedere, perché
oggi ci sono dei nuovi utenti che sono i giovani, che io credo che loro chiedano un po' alla moda, ma anche ad altri settori, quali sono i tuoi valori. Cioè, al di là dei vestiti che fai, al di là delle cose che produci, possono essere vestiti, cibo, c'è una richiesta che vogliono sapere i tuoi valori, cioè cosa credi, che cosa vuoi dirmi, che cosa. Sì. E quindi tutte le persone che lavorano nei vari campi devono in qualche modo fare un elenco, quantomeno porsi eticamente, dire ok, io ti sto dicendo questo, io credo in questo, perché è quello in fondo il dialogo che devi avere con le persone. Ma questo lo credo che lo chiedano a chi ha una galleria, a chi ha un museo, a chi ha anche altre attività. No, ma questo è sicuro, perché che le nuove generazioni siano molto più attente. Io parlo sempre di moda, insomma, a che cosa c'è dentro e dietro, è tangibile, a partire dall'etichetta, no? Quindi, dove, come, cosa contiene, sì, assolutamente, il discorso della sostenibilità, quindi un grande tema attuale. Quindi c'è. Non è semplice far condividere, cioè coniugare tutte questi nuovi queste nuove domande in modo adeguato a quello che comunque è un interesse comune. Cioè, io vorrei dire ai non addetti ai lavori che, insomma, il lavoro di Maria Grazia, direttrice creativa, è molto cambiato rispetto al lavoro dello stilista che era chiuso nel suo studio a pensare, a disegnare. Il lavoro del direttore creativo oggi è un lavoro veramente a 360 gradi, cioè si deve occupare di tutto, della comunicazione, no? Ecco, cioè siamo in un mondo, viviamo connessi, e quindi il discorso dell'immagine, per esempio, quindi anche questi contenuti sono a carico suo, cara Maria Grazia, anche a carico suo. Ma è questo è un altro. Continuamente questo lavoro si evolve, è per questo che sinceramente Roma, in questo senso, almeno per quanto mi riguarda, è stata veramente fondamentale, perché le esperienze formative le ho avute qui e in aziende dove mi hanno dato la possibilità di imparare, di evolvermi, e mi hanno anche insegnato a non accontentarmi e sempre di mettere in discussione quello che faccio quotidianamente. Per cui credo che in questo senso sia stato ottimo. Una bella palestra. Assolutamente sì, e voglio ringraziare anche tutte le signore Fendi, perché è stata un'ottima palestra. Beh, sì. Posso? Una sola domanda. In un tweet, per favore. Signora Paola Cacciani. In un tweet, per favore, si è fatta una certa, come dicono Roma, e ci sono altre sfilate. Ciao Maria Grazia, ciao Cristiano. Buonasera. Perché tweet, visto che vi piacciono tanto i social, perché Roma è caduta così in basso nelle graduatorie ufficiali rispetto all'interesse culturale, rispetto all'interesse turistico, rispetto all'immagine che dà di sé nel mondo? Di chi è la colpa? Della politica, forse? Dobbiamo rispondere. Allora, io non sono titolata a dare una risposta, evidentemente, in quanto perché Roma è cosa. Io non sono titolata a dare una risposta. Ma l'unica cosa che posso dire è che non mi chiederei perché, io proverei tutti insieme a far qualcosa. Poi non so, è così. Cioè, la cultura, la parola a chi rappresenta la cultura, allora. No, dicevo, non so se è così, voglio dire, mi sembra che bisogna essere un po' più critici rispetto anche all'informazione, avere. È acceso il microfono. Una posizione. Sì, sì. Scusate, che sto parlando. Ci ho giocato tutto il tempo e quindi forse no. Comunque, ovviamente, Paola voleva una provocazione.
fare una provocazione, ci sei riuscita, è stato anche molto divertente, però pensarci va triste, mentre invece forse l'unica cosa che andava detta con la Ver, con cui l'ha detta poco fa Maria Grazia. Io, lei e tante di noi non facciamo altro che fare questo tutti i giorni e credo che i risultati si vedano, però non so, c'è sempre una proiezione verso il progetto, verso quello che succede domani e quello che dicevi poco fa mi è sembrato super interessante. Secondo me deve emergere una cosa, che in questa velocità a volte è anche ex post, cioè è dopo che dici dove ho preso questa ispirazione, la ritrovi. A me è successo quando ho fatto una mostra e mi dicevano Warburg o qualcos'altro, io dicevo no, non è questo. E alla fine è un piccolo santuario in Sardegna che usavo visitare molto spesso nel periodo in cui ho vissuto lì, che è pieno di ex foto. Allora questa, appunto, la mostra, la magnifica ossessione fatta al Mart, era questo. Io avevo il desiderio di essere traboccante. Ancora una volta, lusso e l'eccedenza, allora bisogna eccedere, no? Mi viene in mente cosa si può fare, siamo a Roma, si può parlare anche di una parabola, quando si dice siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, allora se non facciamo un po' di più è evidente che non cambia granché. Raffaello Napoleone, pittimagine però romano, quindi parlo col cuore per Roma. Una curiosità, quali sono, ritorno quindi alla moda, le differenze tra l'esperienza, se vogliamo, italiana, quindi Fendi, Valentino, e l'esperienza che stai vivendo adesso nella maison, diciamo, di riferimento sulla creatività francese, quello che significa mettere a paragone, se è possibile, queste due vite? Ma le aziende italiane e le aziende francesi sono completamente diverse. Le aziende italiane sono fortissime, secondo me, su quanto riguarda la craftsmanship, sulla tutta la parte proprio produttiva, di qualità. Secondo me le aziende francesi sono forti, ma sono anche molto forti sulla promozione. Cioè, questo dobbiamo essere onesti, cioè loro hanno una capacità di promuovere tutto ciò che hanno in un modo eccellente, e anche questo io lo dicevo già ai tempi di Valentino e anche ai tempi di Fendi. Non trovo a volte corretto avere questa specie di tipo squadra di calcio Italia-Francia. Secondo me bisogna imparare cos'è l'eccellenza loro e cercare di farla nostra, come loro imparano la nostra eccellenza, la fanno loro. In questo bisogna essere molto aperti. Nell'ultima alta moda io ho proprio detto questo rispetto all'alta moda francese e all'alta moda italiana. L'alta moda italiana è molto più sartoriale, l'alta moda francese è molto più scenografica. Io non voglio rinunciare a nessuna delle due cose, io ci provo a metterle insieme, spero che funzioni. Perché? Perché secondo me vanno bene ambedue, per cui credo che anche nella diversità ci siano delle cose da imparare da tutte e due le visioni. Grazie. Quella sintesi, quella sinergia, quella sintesi in cui... ci prova, cioè non è... Anche se a volte capisco che è difficile, però bisogna provarci. È come quando uno cambia delle aziende, ogni azienda ha delle eccellenze. La mia esperienza in Valentino è stata di un tipo, la mia esperienza in Fendi è stata di un altro, l'esperienza che sto facendo in Dior è tutt'altra. Io in tutte queste esperienze ho imparato tantissimo e tante cose diverse. Bisogna essere aperti a imparare, a migliorarsi. Un'ultima cosa, quanto hai lavorato sulla mostra al Musée d'Art Décoratif, che ha fatto 750.000 persone? Sì, la mostra è stata una iniziato a organizzare perché 2 anni prima ho lavorato, quando sono arrivata sono stata molto contenta perché mi hanno messo a lavorare alla mostra con la struttura della comunicazione, perché per me mi ha aiutato a capire bene questo brand che comunque ha 70 anni di storia. Anche perché non nego che quando io sono andata da Dior sono andata in modo
un po' naif, cioè non avevo ben capito, tipico mio, ero un attimino, chi mi conosce lo sa che sono così, chi non mi conosce non ci crede, ma io sono veramente per certe cose, infatti mio marito ha detto no, alla fine non ti preoccupare, tanto tu sei così incosciente, secondo me ha ragione. E non avevo capito, per cui in realtà partecipare alla mostra, al lavoro della mostra per me è stato fondamentale per capire la storia della Maison, ma dall'altra parte capire anche come si lavora per un'organizzazione di una mostra di questo livello. Dall'altra parte però è stata una riflessione enorme sul legame della moda e il tempo che vive, cioè se veramente la moda comprende il proprio tempo, se in realtà la moda non riflette altro che il cambiamento delle donne. E devo dire che sono arrivata alla conclusione che secondo me la moda in realtà è semplicemente specchio del cambiamento delle donne, e quindi è stata utile in tanti sensi poter lavorare a quella mostra ed è stato veramente un grande successo per l'azienda. Grazie. Grazie. Io non so se i tempi... Ah, un grande dispiacere, con Silvia Fendi, questo lo voglio dire, abbiamo provato in tutti i modi di fare delle mostre a Roma. Ecco. Cioè, ci abbiamo provato in tutti i modi di fare il museo, di fare... Cioè, abbiamo fatto di tutto, è molto più... Ecco, lì c'è una cosa da dire, le istituzioni ti facilitano la vita. Questo bisogna dire, no? Collo, dottoressa Collo, è un appello che lanciamo. No, ma no. No, questo è solo perché non sono d'arte moderna, niente da dire. Niente da dire. No, devo dire. Assolutamente. Però, cioè, questo bisogna dirlo, perché anche comunque se pensiamo alla mostra che fece, perché io ho partecipato anche alle, con Valentino, alla mostra che abbiamo fatto per l'anniversario di Valentino, un successo fantastico, la mostra fatta ai tempi con il signor Valentino e il signor Giammetti, per cui è ovvio che la moda, ribadisco, è pop, la moda ha un audience largo, per cui questo ovviamente permette di fare mostre, se uno vuole, che possono portare tantissime persone. Beh, la mostra di Parigi che ho avuto il privilegio di vedere e di raccontare è stato veramente un evento pazzesco, una cosa meravigliosa, io appunto non so se ripetibile. Secondo me è tutto sì, possibile. Tutto si può fare. Come diceva Anna Fendi, si può far tutto. Anna, si può far tutto. Scusate, io veramente ho l'orologio alla mano perché penso che la nostra ora sia scaduta. È stato un piacere, vi ringraziamo. Ci dispiace molto.